dobbiamo prendere delle iniziative della stessa durezza, della stessa forza, della stessa rottura di quelle che prendemmo di questi tempi l'anno scorso. Far finta che non stia succedendo niente o tollerare quello che sta succedendo come se fosse normale, scontato e anche dovuto, perché dobbiamo tollerarli, e sto parlando esattamente di Radicali Italiani, dell'Associazione Coscioni e di tutto quel mondo che ormai sopravvive grazie agli aiuti di Soros e di Emma Bonino, che evidentemente se ne fa l'attrice verso Soros, come abbiamo sentito anche nell'ultima riunione dell'Associazione di Radicali Italiani. È evidente che noi, in nome dei nostri principi, dobbiamo fare di tutto per salvare il partito e non per consentire loro che, nel nome di quello che loro oggi sono e oggi fanno, stanno tentando di portare a termine. Non possiamo continuare a far finta di non vedere ed ascoltare quello che da Radio Radicale esce. Questa carovana adesso sta attraversando la Sicilia. Io ritengo che subito dopo questa carovana parte la carovana che fino al 31 dicembre attraverserà Radio Radicale. Cioè, attraverso Radio Radicale deve realizzare il suo compito istituzionale, organo della lista Marco Pannella. Quindi la lista Marco Pannella, io proporrò alla lista Marco Pannella che si è presa una decisione chiara in termini proprio dell'utilizzo del suo organo, che deve essere in questi 4 mesi finalizzato esclusivamente al raggiungimento dei 3.000 iscritti. Il termine esatto è esclusivamente, 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 esclusivamente. Ci saranno gli spazi istituzionali della convenzione, ci saranno gli spazi istituzionali per seguire i lavori di Camera e Senato, e dell'attuale programmazione poco altro. Se noi leggessimo i dati, non del centro d'ascolto che sarebbe peggio, e comunque leggessimo i dati oggi dell'Agicom, noi facevamo un'analisi, no? Che condividevamo tutti. La sinistra radicale con Bertinotti serviva per censurare le lotte radicali e censurare il partito radicale. Abbiamo detto poi che questo ruolo l'ha rivestito l'Italia dei Valori e Di Pietro, poi Grillo e 5 Stelle, oggi Radicali Italiani, oggi Radicali Italiani, oggi Radicali Italiani, oggi Radicali Italiani, oggi Radicali Italiani. Lo dicono i dati. Quando Radicali Italiani ha il 3,5% di presenza televisiva, quando tutti gli altri soggetti, voglio dire, presenti in Parlamento e al governo, almeno 4 in totale, non hanno la stessa cifra, e soprattutto vengono completamente ignorate le iniziative del Partito Radicale, qualsiasi. Quindi ringrazio Sergio che si sta prestando in questi giorni a riempire Radio Radicale. Poi c'è anche Emiliano, cioè voglio dire, siamo Sabatinelli che tra un turno di lavoro e l'altro sta ormai in radio per alimentare quella che è l'iniziativa in corso, per recuperare quel gap di informazione non tra Radio Radicale e la RAI, tra Radio Radicale e Radio Radicale. Io l'ho detto l'altro giorno, certe volte si corre il rischio, per essere istituzionali, non governi, istituzionali, no? La TV pubblica e via dicendo, si corre il rischio di censurare le lotte del Partito Radicale o di commisurarle ad altre lotte radicali per poter dare il senso di quello che dovrebbe essere un dibattito interno. Il dibattito interno c'è stato al Congresso e gli iscritti hanno votato. Loro ci chiedono di rispettare il loro diritto acquisito non so dove, come sicuramente in nome dei nostri principi, di stare a Radio Radicale senza pagarne il prezzo, di stare al partito senza pagare l'affitto, senza pagare la luce, senza pagare il telefono, senza pagare le iscrizioni al Partito Radicale non girate al partito, insomma ci chiedono di vivere
e il rispetto dei loro diritti in nome dei nostri principi. E ce li negano, ce li fanno negare in nome dei loro principi. Di fronte a queste cose non ci sono mezze misure, no? Sono d'accordo che possiamo moderare il linguaggio, non è quello il problema. No, sbagliata no, perché è un'espressione figurata, e loro stanno puntando proprio a questo. Lo stanno facendo scientificamente, non dal giorno del congresso, ma da 4 mesi prima. Loro hanno iniziato ad aprile, perché questa storia, no, anche quando Antonio dice dobbiamo, questa storia inizia con noi che scriviamo ad Emma e diciamo: scusa, che stai facendo? E la risposta di Emma è: se volete ci vediamo. Dopo 2 giorni stava in sala, in conferenza stampa al partito, rompendo quella che era una prassi di 50 anni, per cui in occasione delle elezioni ci si sedeva e si discuteva insieme. Successivamente, noi, pur di lasciare margini di dialogo politico, abbiamo detto: comunque non vi ostacoleremo alle elezioni in cui andate voi col simbolo radicali, che avete usurpato una storia, se non altro di prassi. Cioè, quelle decisioni le abbiamo prese sempre insieme, e spesso voi, spesso e sicuramente nell'ultima occasione, Amnistia, Giustizia e Libertà, voi siete stati quelli che hanno boicottato quella presenza parlamentare, perché Marco una sera ci fece fare un voto orientativo di cui c'è anche un verbalino. E sempre loro saranno casualità, tornando indietro un po' negli anni, che tutta una serie di questioni incomprensibili, se non altro per me anche inaccettabili, ma sicuramente incomprensibili, sono sempre state trascurate. Ed è giusto il discorso che quel ruolo qui oggi, quello che era Di Marco, non lo può esercitare nessuno, perché nessuno riconosce il ruolo di Marco ad altri. Cioè, io non è che sono convinto e quindi lo farò, no, però prima o poi, cioè 3-4 giorni, cioè, io intendo fare una proposta all'editore della radio, alla Lista Pannella, perché ci sia una delibera dell'editore sulla società. Cioè, se noi ci stiamo giocando il tutto per tutto, ci giochiamo il tutto per tutto. E quindi mi sembra Elisabetta, no? L'ha detto, cioè, i palinsestri, cioè, anche quello, ci dobbiamo mettere in mano. Sarà scandaloso, più scandalo fa meglio è, perché si chiarisce meglio quello che è accaduto in questo anno.